finire del 2018 è tempo di Blue Rating Awards. La seconda edizione si arricchisce di nuove categorie e nuovi premiati. Come sempre un focus sulla eccellenza dei servizi di consulenza finanziaria, sui protagonisti, sui nomi, sui volti. Dove c'è eccellenza c'è naturalmente Blue Rating. La manifestazione ha avuto come prime sponsor un big dell'asset management come Amundi ed è stata presentata da giornalista Marco Muffato, coordinatore della stessa. Nell'occasione sono stati conferiti 24 premi insieme a 4 riconoscimenti speciali del prestigioso award giunto alla sua seconda edizione. Essere un professionista non può prescindere da una formazione costante e attenta come quella riservata dalla categoria Education. Siamo con Enrico Alzani, vincitore nella categoria Education, al quale chiediamo l'importanza della formazione finanziaria per il professionista. Sì, io credo che sia importante e l'importanza sta nel fatto che ogni consulente vada aiutato a scoprire le proprie migliori competenze, le proprie risorse e vadano potenziate e valorizzate al massimo al servizio della sua carriera e magari in un team di gruppo, come si parlava. Con Alfio Canesin, vincitore nella categoria High Fidelity, al quale chiediamo l'importanza di un solido rapporto tra mandante cosiddetta e professionista della consulenza finanziaria. Sì, buonasera. Trovo che questo sia un valore molto grande perché ci consente di svolgere al meglio con i nostri clienti la nostra professione, poiché un rapporto di trasparenza, di correttezza con la mandante permette di costruire, di aiutare la crescita della stessa azienda e della nostra proposta per meglio soddisfare le loro esigenze. Questo è, secondo me, il valore principale, sostanzialmente. Siamo con Alberino Palozzi, anche lui vincitore nella categoria Manager dei Blue Rating Awards. Vogliamo capire come vive il suo ruolo manageriale. Sì, allora, il mio ruolo manageriale lo vivo in maniera abbastanza tranquillo, nel senso, nonostante i periodi che stiamo vivendo in quest'ultima fase del 2018. Oggi di che cosa hanno bisogno i consulenti? Il manager rappresenta quel collante tra l'azienda e loro, colui che, come abbiamo già detto, traduce i budget che si arriverebbero in maniera molto forte sulla rete, sarebbero devastanti. Invece il manager è proprio impegnato in questo, deve tradurre in maniera commerciale, facendo riunioni, team e così via, quelle che sono le richieste della banca, e nella stessa maniera deve assolutamente riportare all'azienda quelle che sono le problematiche che sta vivendo in quel momento, che possono essere problematiche tecniche, problematiche di formazione, problematiche semplicemente emotive.